Non lo faccio da 40 anni. Il dramma di Nancy Brilli. È la stessa attrice a raccontare tutto ad una lunga e toccante intervista al Corriere della Sera. La donna, che oramai ha 60 anni anche se ne dimostra molti di meno, racconta di avere ben due matrimoni terminati alle spalle e un figlio, Francesco, un 24enne oramai. Il ragazzo è nato dall'amore con il secondo marito Luca Manfredi. Ma il problema che racconta di avere Nancy non è relativo alla sua famiglia, piuttosto personalissimo. La donna infatti racconta di non dormire bene da oltre 40 anni. Non ci riesce a riposare per bene e ad avere un sonno rigenerante da quando aveva 18 anni. Un dramma che conosce soltanto chi ci soffre. È lei stessa a confidarlo ai colleghi del Corriere dicendo: "Il sonno profondo, quello ristoratore, per me è un miraggio da quando ho compiuto 18 anni. Fatico ad addormentarmi ma, ancora peggio, mi sveglio ogni due ore. Non lo faccio da 40 anni. Il dramma di Nancy Brilli, e ancora, l'estate poi, con il caldo, la situazione diventa insopportabile. Quando va bene riesco a dormire al massimo 4 ore, sempre a intermittenza. Il mio sogno più grande è dormire 8 ore di fila." Nancy Brilli racconta di aver provato ogni tipologia di prodotto per ovviare al problema. "Ho provato di tutto, tisane, sciroppi, pillole e medicine di ogni tipo. A volte qualcosa funziona, ma non risolve, Nancy Brilli, non dormo da 40 anni. Il dramma dell'insonnia, poi continua, si può dire che l'insonnia ormai neanche la combatto più. Fa parte della mia vita. Eppure una parentesi felice senza insonnia c'è stata, durante la gravidanza. È stato l'unico momento in cui ricordo lunghe dormite, sogni bellissimi, addirittura mi concedevo la pennichella pomeridiana." Potere dell'amore, racconta con orgoglio Nancy Brilli. Poi dice di non leggere o guardare film o serie, ma per carità niente serie TV, perché se mi appassiono poi non riesco a smettere di guardarle e perdo il sonno definitivamente. "Mi piace fare passeggiate nel centro di Roma con il mio cane. Mi godo il silenzio e una città insolita. Di notte si fanno incontri straordinari. C'è chi rientra a casa dai locali notturni tutto vestito di latex, e una volta ho incontrato un uomo vestito da pupazzo. Cose che di giorno non capitano."